Grazie per la linea. In redazione con noi abbiamo il vice sindaco di Piacenza, Marco Perini. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti voi. E allora, come le squadre di calcio, ma anche di altri sport, prima dell'inizio del campionato, della cosiddetta nuova stagione, un po' come dopo il Capodanno con l'anno nuovo, anche la giunta di Piacenza è andata così in ritiro per fare un po' il punto della situazione. Come è andata? Ma direi che è andata molto bene, perché comunque ancora una volta un aspetto importante: si è potuto constatare uno spirito di squadra molto forte, cioè siamo un gruppo coeso, e questo sicuramente è un valore aggiunto nella gestione complessiva, perché si sono esaminati lo stato delle cose, per cui per dire dove siamo arrivati, e poi anche uno sguardo avanti per vedere dove vogliamo andare, sia ad arrivare alla fine dell'anno che per l'anno 2024, ma in una prospettiva più lunga, per quello che riguarda il mandato, ma in generale le impostazioni che si vogliono dare alla città per cercare di migliorarla, evidentemente con i mezzi a disposizione dell'amministrazione comunale. Quindi ecco, abbiamo lavorato veramente in modo serio, impegnato e intenso per 2 giorni. Insomma, sono emerse tante idee, suggerimenti e anche criticità da dover gestire, insomma, da dover affrontare. Quali sono i progetti dove bisogna accelerare il più presto possibile? Ma adesso non è che ce ne siano alcuni più urgenti di altri, nel senso che sono tutti abbastanza importanti, cioè ci tenga conto che... Allora, su quali punterete, ecco, diciamo così, nell'immediato? Abbiamo circa 35 cantieri che partono, sono partiti o partiranno a brevissimo. Appunto, la riflessione era quella del intanto vedere le risorse che abbiamo a disposizione, perché molti di questi hanno il finanziamento del PNRR, e quindi vedere di portare a casa queste risorse, rendendoci conto però che per alcune di queste non bastano le risorse del PNRR, quindi occorre metterci qualche somma in più, e quindi anche su questa cosa dover lavorare, per cui lo sforzo nostro è quello del utilizzare l'avanzo libero ancora che ci residua dal 2022 e metterlo in gioco per adesso verranno le scuderie di Piazza Casale, la riqualificazione del Datturi, la riqualificazione dell'ex laboratorio Pontieri, una serie di Piazza Cittadella, vabbè, una partita a parte, ma anche quella insomma merita attenzione negli adempimenti più che altro formali, burocratici, nel rapporto anche contrattuale. Ecco, attenzione, perché abbiamo queste risorse che arrivano dal passato, ma anche stiamo lavorando come uffici per organizzare la chiusura del bilancio in 2023 in tempi più brevi possibili, così da poter aver contezza delle risorse a disposizione e poterle mettere subito in gioco per portare avanti tutta questa cosa, insomma, la macchina comunale e tutti questi investimenti che sono davvero significativi. Un'ultima battuta: gli ultimi consigli comunali sono stati piuttosto accesi sui diversi argomenti, l'ultimo in ordine di tempo è Piazza Cittadella. È auspicabile, si potrà riuscire, no, ad avvicinare un po' di più opposizione e maggioranza, secondo lei? Ma io credo che cioè dobbiamo lavorare sulla consapevolezza che sulla situazione che noi abbiamo, nel senso che io capisco le perplessità, le obiezioni, i desiderata da parte di qualcuno. Purtroppo quando si fanno le scelte evidentemente vanno anche contestualizzate, nel senso che noi dobbiamo renderci conto che sono certe situazioni con le quali noi dobbiamo confrontarci. Nel caso specifico di Piazza Cittadella non è solo la valutazione sull'opportunità o meno del parcheggio, che comunque credo che sia condiviso da tutti, che risponda a una necessità sull'area nord della città, ma anche sulle modalità di intervento rispetto a un contratto che è stato fatto diversi anni fa e la cui risoluzione per volontà del comune comporterebbe, avrebbe implicazioni economiche molto importanti. Quindi
andranno coniugate queste due esigenze, cioè quelle del rispondere a un bisogno di posti per le auto nella zona nord della città. Probabilmente il parcheggio di Piazza Cittadella non esaurirà il problema, ma comunque è una risposta, e la riqualificazione della zona, tenendo conto appunto degli impegni che l'amministrazione comunale ha preso nei confronti dei soggetti terzi. Se si ragiona con serenità in questo modo, credo che poi, nel rispetto della diversità di idee da parte di ciascuno, si debba trovare una quadra con la serenità di dire vabbè, scegliamo e poi si va avanti. E speriamo questo sia il futuro. Noi ringraziamo Marco Perini per essere stato con noi, il vice sindaco di Piacenza. Buongiorno, buon lavoro, buon proseguimento. Grazie, buona giornata a tutti. Arrivederci.